bene culturale nell'elenco del quarto comma dell'articolo 10 e l'interesse storico deve essere dato per accertato a conferma specifica della generale presunzione di legge su quelle strade, quelle vie e quegli spazi pubblici che innervino il centro storico zonale, come definito nella specifica vincolante disciplina urbanistica. Possiamo dire perciò che la strada è oggetto di tutela per un valore riconosciuto in sé come elemento funzionalmente e morfologicamente essenziale dell'insediamento urbano, eppur indipendentemente dalla qualità delle architetture che vi si affacciano, e la strada extraurbana, con il proprio autonomo carattere di tracciato e arredo, si inserisce nel paesaggio che attraversa e di cui è elemento integrativo. Certamente al carattere e alla qualità della strada contribuisce l'arredo, come principalmente l'alberature che segna nelle fasce laterali alla carreggiata il percorso. La strada alberata, il viale, mi rendo conto di dire una banalità, è elemento compositivo del decoro urbano, come concepito tra 8 e 900 nei programmi di ammodernamento della città e nelle prime espansioni dell'abitato. E poi può dirsi funzionale per i suoi effetti di ombreggiatura e gradevolezza visiva alla percorrenza pedonale, al passeggio e alla qualità dell'abitato. E ne è prova la reattiva attitudine di tenace difesa delle alberature esistenti che registriamo tra i resistenti, tra i residenti e non solo i più prossimi. E dunque, per le alberature degli spazi pubblici urbani, come elementi essenziali, caratterizzanti del bene culturale, sia strada o piazza o giardino, pensiamo alla piazza giardino sul modello d'Oltrante, realizzato a fine 800 nelle città della nostra regione, entro gli spazi ricavati dai diradamenti urbani. Per queste alberature vale la primaria istanza della tutela, quella conservativa, che si esprime nell'assidua e competente manutenzione, e perfino la potatura è operazione orientata alla tutela, e se il portamento ottenuto nel tempo dalla cura delle piante ne ha caratterizzato la forma, di questa forma si impone il rispetto, così come si impone la conservazione delle consolidate essenze nei periodici rinnovi, quando ne sia rigorosamente verificata la necessità. L'ente pubblico cui il bene appartiene è il soggetto attivo, improprio della tutela. Alla sua prima responsabilità l'articolo 30 del Codice dei Beni Culturali assegna gli obblighi conservativi, non essendo peraltro conforme al principio della leale collaborazione, il ruolo di passivo destinatario delle prescrizioni e dei divieti dell'organo della tutela statale, la sovrintendenza, la cui competenza è necessariamente competente, anche se non è frequente, che questi speciali oggetti, che su questi speciali oggetti sia rivendicata questa competenza dalle stesse sovrintendenze. Nelle ipotesi di divergenti apprezzamenti nel merito, il principio della dimensione unitaria e nazionale di patrimonio e tutela, dimensione già rappresentata dall'organo dello Stato, comporta la prevalenza dell'argomentata determinazione della sovrintendenza. Se la tutela degli alberatori stradali negli ambiti urbani non incontra le pretese esigenze della sicurezza nella circolazione degli autoveicoli in ragione dei prescritti e operanti limiti della velocità, la questione si è posta per le strade extraurbane negli anni immediatamente successivi al grande sviluppo della motorizzazione e anche di recente si è riproposta con le preoccupazioni suscitate da una decisione della Cassazione penale, come diremo tra un attimo. La strada di grande comunicazione che attraversa prevalentemente territori agricoli, aperta da tempi che hanno preceduto l'imponente sviluppo del traffico veicolare e perciò, secondo tipologie ad esse non adeguate, spesso sul tracciato della viabilità storica, via Aurelia, via Emilia, via Romana, via Claudia, la strada di grande comunicazione si caratterizza pressoché generalmente per un duplice filare di alberature che ne segna con continuità la carreggiata, secondo il modello AMAS degli anni 30 e 40 del Novecento.
un assetto considerato poi una costrizione che impedisce funzionali ampliamenti ritenuti necessari per l'adeguamento al nuovo carico e alla stessa sicurezza del traffico. Alla pretesa conservativa, che è imperativo della tutela, è stata opposta la superiore esigenza della sicurezza della circolazione e dell'incolumità della persona, cui anche la tutela, e forse l'unica ipotesi, deve cedere. In questa esigenza, negli anni 70 del Novecento, si era fatto interprete, lo ricorderemo, l'ACI, l'automobile club, ma il referendum promosso tra i suoi associati contro ogni aspettativa registrò la netta prevalenza della opzione conservativa. La questione è stata riproposta più di recente dalla sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna per omicidio colposo di un capo cantoniere che non aveva provveduto a rimuovere il filare di alberi lungo il margine della strada statale affidata alla sua manutenzione, e un automobilista aveva cozzato con il proprio veicolo contro una di quelle piante, riportando lesioni mortali. Messa in allarme da questa decisione, l'ANAS ha avviato, nella indifferenza della soprintendenza, un'indiscriminata campagna di abbattimento delle alberature stradali poste alla distanza minore di 6 metri dalla carreggiata. Si deve subito dire che il codice della strada detta prescrizioni non già per l'assetto delle aree di pertinenza della proprietà stradale, ma per le fasce di rispetto esterne al confine stradale, facendo appunto divieto ai proprietari dei fondi finiti di impiantare alberi alla distanza inferiore a 6 metri. Questa sentenza è fondata su un palese fraintendimento di lettura della disciplina del codice della strada, che si rimette alla discrezione tecnica degli enti proprietari e gestori delle strade, che ad essi non rivolge quel diritto. E se speciali condizioni dell'assetto stradale pongono l'esigenza di introdurre apposite misure a tutela della sicurezza della circolazione, ben possono essere approntate barriere laterali di protezione, o più opportunamente converrà porre la prescrizione di rigorosi limiti alla velocità nei tratti corrispondenti, mentre è irragionevole e privo di fondamento etico, come è stato osservato, l'indiscriminato sacrificio delle alberature stradali come misura di risposta alla previsione di condotte di guida trasgressive di vincolanti norme di comportamento. Una considerazione conclusiva, stretta sulla occasione che ha suggerito l'incontro di oggi. Ripeteremo che anche le strade, tracciate da oltre 70 anni, sono beni culturali e su di esse si esercitano due convergenti funzioni e responsabilità che fanno capo all'ente Stato, Regione, Provincia, Comune cui appartengono. La funzionalità dell'infrastruttura e insieme alla salvaguardia dei profili di qualità che la caratterizzano. E questa compresente funzione chiama in causa la competenza concorrente della istituzione statale di tutela. Il nostro incontro penso che si proponga di rafforzare la consapevolezza delle responsabilità istituzionali mobilitate anche dal caso contingente e solo apparentemente minore delle alberature stradali di Forlì. Ringraziamo Giovanni Lo Savio, chiedo se siamo adesso pronti per il video incluso. Allora proseguiamo con i nostri relatori, c'è Franco Filippi, ordinario di trasporti e strade dell'Università La Sapienza di Roma. Abbiamo sentito adesso insomma considerazioni sulle strade. Filippi ci parlerà di intervenire sull'esistente a favore degli utenti deboli della strada. Bene. Allora, io ringrazio gli organizzatori che mi hanno dato la possibilità dopo molti anni di ritornare qui a Forlì. Io circa 30 anni fa feci il piano del traffico e dei trasporti di Forlì. E poi ne feci uno a Cesena e un altro a Cesenatico. Devo dire che l'unico che è successo fu quello di Cesena.
qui è Cesena, qui è Forlì, Cesenatico, il mio piano mezzo grande. Non si sente. Il mio piano, fece il piano di Forlì e di Cesenatico. Però l'unico che ebbe successo, cioè non si operò un cambiamento, si può ancora vedere lì a Cesena, è stato proprio Cesena, perché con lì a Cesenatico non gli piacque in considerazione. Mentre parlava il sindaco, stavo pensando, dico, ma qui probabilmente c'è stato un problema di partecipazione. Quando facevamo il piano del traffico, sento notare che a Cesena c'era molta più partecipazione di Forlì, e Forlì venivano quattro gatti, quindi non ci fu. Oggi la partecipazione si può fare con molti metodi. Noi adesso stiamo facendo il piano regionale del Lazio e stiamo mettendo su un sito web su cui vogliamo allargare la partecipazione utilizzando i social network, quindi c'è in tutto il mondo una grande attenzione sulla partecipazione attraverso il web, e la partecipazione è anche attiva del cittadino. Se il cittadino è informato, gli si chiede se è d'accordo o meno, ma il cittadino può contribuire anche con idee, con suggerimenti, e quindi c'è quello che si chiama crowdsourcing, cioè io do alla folla la possibilità di partecipare anche al cambiamento attivamente, cioè dando dei contributi. Io ho preparato una mia relazione che ovviamente, siccome il tempo è stato veramente dimezzato, perché Salomo ha detto 25 minuti, quindi adesso dovrò saltare un po'. La mia relazione partiva da questo bel libro che comprai molti anni fa. Che comprai molti anni fa. E che è Grandi strade. È un autore americano che si è messo a esaminare grandi strade. Andiamo avanti. Quali strade del mondo? Ecco, una a cui ha dedicato un capitolo in modo molto attento è... Ritorno a questo. Sono la Ramblas a Barcellona, non so se l'avete vista. E vedete che è un grande viale, largo dai 28 ai 32 metri, e pieno di alberi. Il traffico è laterale, su delle vie laterali, ma è molto limitato, sono una corsia stretta, sono migliori, sono anche dei parcheggi, insomma molto piano, eccetera. Ma vorrei ricordare, visto che è stato detto anche dal magistrato, che hanno fatto una ricerca in Francia, il 30% degli incidenti mortali c'è in area urbana per ostacoli lungo la strada, e gli alberi sono ostacoli lungo la strada. Quindi non trascurerei questo aspetto della sicurezza, che ovviamente riguarda non i pedoni direttamente, cioè il pedone potrebbe... al pedone non c'è un pericolo, no? Però il pedone potrebbe essere colpito da una macchina e si parte poi contro un albero, così come un ciclista. Quindi quando il vostro ben amato Duce fece tutti questi alberi qui a Forlì, ovviamente non pensò a questo aspetto, e quindi bisognerebbe integrare la progettazione della strada con questo problema, cioè non è necessario a parte gli alberi, ovviamente, come nel caso dell'ANAS, no? Non c'è bisogno di abbattere gli alberi. La via Appia, per esempio, è tutta alberata, basta mettere dei guardrail che evita l'impatto con l'albero, quindi non quello di tagliare gli alberi è l'ultima razza. Andiamo avanti. Ecco qui delle foto del RAM, vedete già tutta questa alberatura, questo grande viale dove uno incontra. Ecco qui un punto di cui non potremo parlare perché non c'è tempo, cioè va vista la strada come
portatrici di due funzioni fondamentali, una funzione di movimento, cioè il mio umore andare da un posto all'altro, e poi un fatto di attrazione, cioè sulla strada io devo trovare anche delle attrazioni, allora la strada diventa interessante, cioè ho dei punti in cui soffro, mi fermo, c'è qualcosa di interessante, anche lateralmente alla strada, per esempio se uno fa la Rambla c'è per esempio un bel mercatino laterale in cui uno può andare, no? Quindi anche delle interessi diciamo lateralmente alla strada. Ecco, volevo dire che non sempre gli alberi sono necessari. Andiamo avanti. Per esempio via dei Giubbonari a Roma sempre fa parte di questa ricerca di questo Giacomo, del suo libro Grandi strade, e via dei Giubbonari è una strada medievale senza alberi, no? E però è una bellissima strada in cui uno va con grande piacere, è frequentatissima. Ecco qui alcune immagini di via dei Giubbonari, andiamo avanti. Così la strada nuova di Venezia, andiamo avanti, questa è la strada nuova. Via del Corso a Roma invece nel libro è messa come non è una grande strada, anche se Goethe circa due secoli fa l'apprezzò molto, perché è una strada molto viva, c'era il Carnevale di Roma, c'erano le gare dei cavalli, quindi è una strada molto viva. Ovviamente anche via del Corso, non c'è un altro su via del Corso, però non per questo che è dell'apprezzò. Vedete, questa è la parte verso Piazza del Popolo, questa è la parte di Piazza Venezia, vedete lì a destra, la foto a destra, insomma inoltrarsi in quel tunnel pieno di macchine, autobus, inquinare, cioè non è una cosa proprio... e ci sono dei marciapiedi molto modesti, per cui le persone spesso... Ecco, dal punto di vista della sicurezza del pedone il marciapiede deve essere sufficiente perché uno possa circolare. Spesso gli alberi, non so, anche a Roma, adesso non so qui, non mi ricordo, però gli alberi possono essere un ostacolo per i pedoni. Noi abbiamo a Roma degli alberi che sono piantati sul marciapiede e il pedone è costretto ad andare sulla strada. A Roma c'è un tasso di mortalità dei pedoni che è 2,5 volte quello degli altri, delle altre capitali europee. Adesso non dico perché c'è l'albero che sta in mezzo alla strada, ma anche questo, certo, invece è semplicemente un lampione, su cui c'è un lampione che blocca il passaggio sulla strada e rimane lì tranquillo, nessuno fa niente, e quindi si vedono poi i pedoni che devono entrare nella carreggiata. Andiamo avanti. Ecco, qui volevo far vedere l'importanza anche dei monumenti. Adesso, certe volte il monumento qui da noi viene trascurato, cioè abbiamo un esempio, no, di Piazza Colonna, e questo monumento peraltro è stato messo tutta una inferriata intorno, per cui nessuno ci può andare, non c'è un posto dove fermarsi, non c'è... Ecco, questo del monumento è quello che prima dicevo, il punto di attrazione, cioè io cammino lungo la strada e ho dei punti di attrazione, quindi mi fermo, sto intorno al monumento, mi siedo, eccetera, vedo che cos'è questo monumento, non c'è niente, non succede niente, e viene utilizzato un po' come un parcheggio, vedete lì, della polizia. Andiamo avanti. Questo volevo farvi vedere, che questa attenzione spasmodica sulle strade per il traffico sta un po' declinando, nel senso che c'è un effetto ormai che si vede da molti anni, è cominciato circa 20 anni fa, di declino del traffico, cioè c'è un cambiamento degli usi, per cui le persone stanno usando meno l'automobile, quindi l'automobile, qui vedete percorrenza mediana delle auto, sta declinando, non è dipende solo dalla crisi che adesso abbiamo, se non abbiamo meno soldi a disposizione, ma è cominciata da molto tempo, nel senso meno interessate all'automobile, l'automobile è più questo stato simbolo, i giovani sono più interessati ad avere un iPad che l'automobile. Andiamo avanti. Qui volevo far vedere che è importante, soprattutto per i sindaci, dove mettere l'attenzione. Ecco, quando io feci il piano del traffico qui 30 anni fa, c'era tutta l'attenzione sulle strade, dobbiamo farli sul Forlì c'erano interesse tutte le strade, come si chiamava lì, la grande strada, per levare il traffico dalla via Emilia e portarlo. C'era tutte queste problematiche, queste grandi infrastrutture, e questo è uno studio inglese
che fa vedere le grandi infrastrutture. Qui a Scissa c'è il costo in miliardi di euro, quindi le cose che costano di più hanno dei benefici quasi inesistenti, e sia che siano strade sia anche le ferrovie hanno pochi interessi. Mentre vedete discorsi di sicurezza urbana, scelte smart, la bicicletta, hanno l'analisi costi-benefici, gli inglesi sono dei maestri, l'analisi costi-benefici dà dei risultati molto interessanti. Quindi spostate la vostra attenzione, qui ho visto che c'è il sindaco, su questi interventi che danno risultati estremamente più interessanti di quello che fanno l'allargamento della strada, la seconda corsia, no? Che ancora qui nel nostro paese un po' arretrato si discute. Andiamo avanti. Che velocità? E questo è un studio che è stato fatto qualche anno fa, adesso le macchine studiano anche per evitare che appunto l'impatto contro il pedone sia tragico, però ovviamente con i SUV questa cosa invece ritorna, i SUV purtroppo sono molto pericolosi per i pedoni, però vedete l'importanza dei 30 km all'ora, c'è proprio un cambiamento radicale, dopo i 30 km all'ora la mortalità cresce enormemente, quindi un altro suggerimento per le amministrazioni è cominciamo a far rispettare i 30 km all'ora, che non sono molto importanti, perché una città come Forlì vado a 30, vado a 50, poi quante volte posso continuare a 50 per fermare il rallentamento, attrezzamento pedonale. Una velocità di 30 km all'ora drasticamente elimina o quasi la mortalità dei pedoni e delle biciclette, e consente anche una promiscuità. Cioè, biciclette a 30 km all'ora, forse non c'è più bisogno neanche di fare una pista ciclabile, possono andare tranquillamente con le altre automobili. Andiamo avanti. Qual è il problema delle strade urbane? È che qui nella Romagna è molto evidente, come in molte parti, ma anche intorno a Roma, eccetera, è questa dispersione delle residenze, delle attività nell'ambiente rurale, che è cresciuta enormemente, quindi cercare di mantenere le città compatte, perché questo crea dei grossi problemi nell'uso dell'automobile, perché invece questa dispersione è su bassa densità e quindi c'è un problema di, scarso servizio del trasporto pubblico nelle zone a bassa densità, e quindi questo autore inglese vede al fatto e dice qual è il problema? Non sono le auto, è il fatto delle case case disperse nell'ambiente rurale che necessitano l'automobile, e sono quelle che sono costrette a venire in automobile poi al centro, nel caso nostro di Forlì. Andiamo avanti. Una barriera antica, ecco, voi purtroppo avete distrutto tutte le mura e non ce l'avete più. A Roma ce l'abbiamo ancora. Eh sì, perché assolutamente, però è stato molte delle città dell'Emilia Romagna l'hanno in Cesena, e questo Cesena devo dire che invece quelle mura le ha conservate e una certa barriera rappresentano. Uno dice ti faccio la moderazione del traffico, questa moderazione del traffico naturale, c'è quella bella porta stretta con doppio senso di marcia, quindi quando quello entra già ha capito che la velocità dall'altra parte è molto bassa. Andiamo avanti. Ecco, mi piace ricordare qui Louis Kahn, che è un architetto americano, che si immaginò la città circondata da queste grandi torri che in realtà erano dei grandi parcheggi, però li teneva tutti all'esterno della città, e quindi questo è un fatto. E poi nella città si entrava e si stava a piedi, quindi delle città di dimensioni di Forlì, di Cesena, eccetera, insomma il percorso pedonale, il percorso in bicicletta risolve tutto, insomma, risolve delle distanze molto facili da percorrere. Io ho visto che qui mi avete già detto che finisco, c'erano altre cose, ma insomma ve le lascio, poi qualcuno è interessato sarete. Grazie. Chiedo, siamo pronti col video o ditemi voi dopo? Allora andiamo avanti con il prossimo intervento, che è quello di Mariella Zoppi, ordinario di arte dei giardini all'Università di Firenze.
buongiorno. Come spesso succede, uno viene ai convegni, si prepara una sua lezioncina, poi scopre che il dibattito al convegno è un'altra cosa. E allora io vi farei vedere, ma proprio velocissimamente, a raggio, queste mini diapositive che avevo preparato. Ancora chiamo diapositive le slide, ma insomma, sono di un'altra generazione, per cui faccio fatica a usare i nuovi termini, ma poi vorrei invece dire due parole su alcune considerazioni che ha fatto il sindaco, che ha fatto anche lo stadio, perché mi sembra che queste siano il clou della situazione. Allora passiamo velocemente queste immagini. Sono andati un po' avanti. Ma possiamo andare anche da lì, va bene. Siamo pure lì. Tanto erano semplicemente per dimostrare che ci sono molte ragioni per mantenere del verde dentro le città, e queste ragioni sono prevalentemente riconducibili a una ragione storica, a una ragione estetica, una ragione sociale, a un fatto di salute dei cittadini e a un fatto di salute generale del pianeta. Andiamo pure avanti. Allora, ci sono esempi fondamentali, per esempio quello che avete visto era Chandigarh di Le Corbusier, che è un progetto del 52 realizzato nella capitale del Punjab, in cui alle Corbusier il verde serve come fattore estetico, come integrazione tra le caste, perché ancora lui trovava una società rigidamente divisa in caste, come integrazione anche fra una diversità degli edifici che veniva armonizzata da questa cultura verde. Andiamo pure avanti, l'inquinamento, la riduzione dell'inquinamento, della mobilità urbana abbiamo parlato, del pianeta abbiamo parlato, anche invece di felicità mi piacerebbe anche parlarne, nel senso che l'immagine di una strada alberata interna alla città è comunque una pausa, una quiete che riproduce appunto questo ambiente favorevole allo stare insieme. Oggi parlare di stare insieme è quasi una bestemmia, nel senso che nessuno sta più insieme a nessuno, ci scambiamo messaggi veloci, nevrotizzati spesso, anche il tema della partecipazione è un tema che veniva ormai che viene ormai delegato a un Twitter o a qualche modo di questo tipo, che fa sì che noi non pensiamo, non ci soffermiamo mai sulle cose, ma rispondiamo immediatamente delle velocità immense. Abbiamo il stesso sindaco ricordava il verde ottocentesco nelle nostre città, una struttura importante, quindi un'indicazione storica su come il verde si è formato e anche come lo stiamo sistematicamente. Prendiamo un momento su quella prima, la rampa se l'abbiamo già vista, come lo stiamo sistematicamente distruggendo. A Firenze è una città di queste che hanno avuto queste grandi trasformazioni ottocentesche, con un sistema dei viali in cui si sta distruggendo mano a mano pezzi di viali in base ad esigenze giustissime. La tranvia, che è un mezzo di comunicazione